Ciao a tutti dal nostro Marco Follese. Sconfitta del Genoa a Palermo per 1-0 con rete di Brumori nella quinta giornata di campionato. Una sconfitta immeritata. Forse era più giusto il Palermo se non la vittoria del Genoa, anche perché il Palermo ha creato due occasioni da rete, una mandata fuori e l'altra grande parata del portiere Martinez su Brumori, ma niente più, mentre il Genoa si è mangiato l'impossibile. Nel primo tempo, dopo 3 minuti, Ekuban davanti al portiere a 5 metri dalla linea di porta, col portiere che era già a terra, l'ha mandata fuori, roba che non ho mai visto nemmeno in terza categoria, manco nei campionati più strani dove ci sono i giocatori più scarsi. Un giocatore professionista che gioca in Serie B non mi può sbagliare un gol così. Poi ha avuto un'occasione Iaghello, è stato bravo il portiere del Palermo. Nella ripresa è passato in vantaggio dopo 5 minuti dall'inizio Brumori, che ha sfruttato un passaggio di Bani, difensore del Genoa, e la palla è andata a lui, ha fatto un bel gol. Il Genoa ha creato ancora occasioni, c'è stato un salvataggio sulla linea di Brumori su colpo di testa di Bani, un tiro all'incrocio dei pali parato dal portiere del Palermo, tiro di coda, c'è stato un tiro di Alcin che ha sfiorato l'incrocio dei pali, che sarebbe stato un gol al volo da fuori aria, sarebbe stato bellissimo. Ekuban di nuovo solo davanti al portiere, ha fatto il pallonetto, l'ha mandata alta anche per i suoi piedi, non so cosa dire, ma un errore l'ha fatto anche Blessing, questo lo devo dire. Mancavano 20 minuti dalla fine, si è messo a giocare con 5 punte, col 3-2-5, e là si facevano solo lanci lunghi, ma non c'era gioco. Ha messo giocatori fuori posizione, Ekuban sulla fascia, Aramu terzino, non si è capito più niente. Gli ultimi 15 minuti, che poi si sono trasformati in 25 minuti perché ha dato 7-8 minuti di recupero, non ci hanno capito niente. Blessing alla fine non ci ha capito niente. Non puoi mettere 5 attaccanti, la palla deve arrivare, la palla però non arrivava perché c'era il distacco tra difesa, centrocampo e attacco, c'erano solo due centrocampisti che erano Strootman e Galdames, però non c'erano i terzini che salivano, e con questi 5 attaccanti là provavi a buttarla in mezzo, se andava, così no, così è sbagliato. 25 minuti, giocare così non si può. Comunque il campionato è ancora a lungo, il Genoa poteva uscire addirittura con i 3 punti, la sconfitta ci sta, questo è il calcio, nessuno chiedeva di vincere tutte le partite perché è impossibile, la sconfitta c'è stata e ce ne saranno altre perché è normale in un campionato, però sono già 2-3 partite che perdi dei punti nonostante tu domini e crei clamorose occasioni da rete, devono essere più cinici. In radio ha detto che prima di tutto bisogna chiudere il risultato, l'ho detto oggi nella diretta radio, quando sei in vantaggio chiudila, però devi fare anche i cambi giusti e devi essere più cinico, anche perché già la terza o quarta partita che i giocatori si trovano soli davanti al portiere, o la tirano fuori o la tirano addosso, no, qua devi fare gol. La prossima partita è in casa contro il Modena, una partita importantissima, difficile perché anche il Modena è una bella squadra, ha fatto soffrire il Cagliari, poi in casa le vince, staremo a vedere, speriamo di cambiare rotta, ci credo ancora perché continuo a dire che il Genoa è sempre la squadra più forte. Con questa vi saluto, un saluto dal vostro Marco, ciao, alla prossima.